mi sto pugnetto e si prende sto pescetto. Ciao bimbi. Io ti vengo subito a rompere il cazzo via. Faccio un lancio lì, ti rubo il pesce e poi mi metto laggiù. Ci provo almeno. C'è nulla stasera? Beh, per ora. Bella! Woohoo! Oh, anche bello, guarda lì! Vai, anche slamato, guarda lì! Poi, Vai, Eddie! Bella! Grande! Una fino a serra lendata! Metti le mani in bocca se c'è coraggio! No! Tante volte non lo sapeste, un pesce che muore soffocato, oltre a soffrire molto più del dovuto, ha un sapore peggiore in tavola e marcisce molto più velocemente. Io, invece, voglio rendere onore alla sua morte, rispettando la sua sofferenza e valorizzandolo al meglio. Allora, se ho capito bene l'anatomia, dovrebbe essere così. Esame di anatomia comparata, passato. Per questo ho messo in pratica una tecnica giapponese chiamata Ikejime, ovvero prima lo uccido neurologicamente in modo che non senta più dolore e poi creo un varco nel sistema circolatorio per permettere al sangue di defluire e quindi al pesce di arrivare in tavola nelle condizioni migliori. Il pesce ce l'abbiamo, adesso ci resta solo da trovare il posto perfetto per farlo alla griglia. E noi un'idea ce l'avremmo. Andiamo! Per cuocere il pesce però ci serve un fuoco, che noi amiamo accendere nel modo più antico e rudimentale possibile. L'unica cosa che dobbiamo preparare sono due cipollozze a fette e tutte le nostre primizie, dal pesce fresco alle verdure di accompagnamento, sono pronte. È quasi pronto! Che acquolina! Mamma mia! Procediamo all'assaggio. È veramente buono. Buono, eh? Per essere considerato un trash, che ce n'è un cazzo trash? Questo è considerato trash? Mm-hmm. Assaggine folla, quelli che dicono che questo è un trash. Finito. Io direi che si colloca sotto la spigola, ma non così tanto come dicono. Voto a questo pesce, per questa volta ovviamente, poi l'opinione può cambiare. Mi è piaciuto. È buono, sa di pesce, è buono. Non ha un sapore forte che potrebbe essere schifoso, ha un sapore più delicatino, ci sta. Io do un 7.